Allora, bentornati al corso di armonia. Oggi ci occuperemo degli accordi, degli arpeggi minore, settima. Cosa vuol dire? Che vuol dire che alla nostra triade minore, oggi facciamo l'esempio in Do, quindi Do, Mi bemolle, Sol, se aggiungiamo un intervallo di terza minore dalla quinta, quindi dal Sol, abbiamo la settima minore. Settima può essere appunto minore, maggiore, diminuita o anche aumentata. In questo caso è minore e dista un tono dall'ottava. Quindi, solito consiglio delle tre posizioni: posizione minimo, medio. Andiamo a suonare questo arpeggio su tutta la tastiera. Soliti esercizi che abbiamo visto finora si possono tranquillamente fare anche con gli arpeggi appunto minore settima, quindi ad esempio quello appunto classico per semitoni partendo da Mi minore settima. Vado Fa minore settima. Fa diesis. E come abbiamo già detto più volte, si possono invertire, fare discendenti, uno discendente, uno ascendente e così via. Quindi il solito consiglio è quello di suonarli in tutte le tonalità e quindi memorizzare bene tutte le note, tutti gli intervalli, quindi saper suonare ogni arpeggio. In questo caso minore settima su tutta la tastiera, in tutte le tonalità. Detto questo, per improvvisare, per i fraseggi, per un solo, eccetera, si può usare l'arpeggio minore settima, ovviamente su accordi chiaramente minore settima, ma anche semplici triadi, cioè non è essenziale che l'accordo sotto contenga tutte le note dell'arpeggio minore settima per poterlo suonare appunto, ma anche su accordi minore nona, quindi nel caso di Do minore con il Re, eccetera, eccetera. Un altro piccolo passettino in avanti che vorrei affrontare oggi è quello delle chiamiamole sostituzioni, ovvero l'utilizzo di accordi minore settima diciamo in tonalità di Do minore lo stesso arpeggio minore settima però partendo da altre note. Questo vuol dire che andrò a suonare delle note che non sono classiche, appunto tonica, terza, quinta e settima rispetto al Do minore, ma ad esempio se io parto dal Fa e suono l'arpeggio di Fa minore settima su un accordo di Do minore, suonerò la quarta, la sesta minore, la tonica e la terza minore, e questo dà una. Ora lo sentiremo con la base, ci dà dei colori diversi alla nostra improvvisazione, delle sonorità appunto più, diciamo, un po' più particolari. Quindi possiamo unire lo studio appunto degli arpeggi in diverse tonalità e sfruttare questi piccoli, diciamo,
trucchetti da ricordarsi che su un accordo minore si può suonare oltre all'arpeggio della tonalità, quindi facciamo conto, abbiamo il tappeto di Do minore, io posso usare tranquillamente l'arpeggio di Do minore settima, ma si può usare, ad esempio, sono tutti consigli, degli esempi, poi ce ne sono ovviamente altri, però per ora vi dico, ricordatevi una quarta sopra, quindi nel nostro caso Fa minore settima, una quinta sopra, quindi Sol minore settima. In questo caso vado a suonare la quinta, la settima minore, la nona e la quarta di Do minore. E l'ultimo consiglio è Re minore settima, quindi un tono sopra. Suonerò la nona, la quarta, la sesta maggiore e la tonica di Do minore. Andiamo a sentire con la base cosa succede. Do minore settima è il tappeto di oggi. Andiamo intanto a suonare solo le note di Do minore settima. Proviamo a fare qualche frase un po' più musicale. Andiamo a sentire ora, come vi ho detto prima, proviamo il Fa minore settima, come sta su questo accordo di Do minore. Molto particolare. Se li mischio, quindi ho delle possibilità in più. Do minore. Proviamo ora il Sol minore. Mischiamo le Do minore con Sol minore. Thank you.
Dice la nona di do, che è naturale. Allora, avete sentito che non sempre contesto richiede, non in tutti i contesti, non sempre ci stanno bene le note, diciamo le estensioni dell'accordo minore, come appunto la nona, undicesima e tredicesima, però possono essere idee, quindi elementi in più per variare, magari durante un'improvvisazione, aggiungere qua e là questi piccoli accorgimenti per rendere più interessante, più particolare appunto la nostra improvvisazione. Quindi, riassumendo, da un accordo minore settima, ora facciamo un attimo un esempio in re minore settima, re. Quindi io su questo accordo posso suonare re, arpeggio di re minore settima, poi la quarta sopra, quindi sol minore settima, la quinta sopra, quindi la minore settima, e un tono sopra, quindi la nona, la seconda sopra, mi minore settima. Provate, poi come sempre ognuno preferisce alcune sonorità rispetto ad altre, utilizzerà degli elementi rispetto ad altri. Vi ho buttato lì alcune idee, poi sarete voi a assaporare un po' i vari colori di queste sostituzioni, chiamiamole così, ma poi vedremo meglio quando affronteremo il capitolo scale, modi, eccetera. E per oggi è tutto, e ci vediamo al prossimo video dove parleremo degli accordi di settima.